Per prima cosa sono andata ad aiuzzare il petto di pollo a pezzetti, vedete? Così ho fatto dei rettangolini. Quindi ho tagliato a tocchetti, a rettangolini il petto di pollo. A questo punto vado a tagliare uno scalogno. Lo vado a triturare in maniera molto piccola. O se vi piace, potete anche fettarlo con una mandolina, se preferite che sia un pochino più a pezzi più grandi. Io lo taglio in maniera molto piccola. Eccoci qua, adesso dopo aver triturato anche lo scalogno, vado a ripassare il pollo nella farina. Vado ad infarinarlo. Ed eccoci pronti in cucina. Dopo aver infarinato tutto il pollo, siamo pronti per cuocerlo. Allora, qui in una wok ho messo l'extravergine d'oliva con lo scalogno che abbiamo tagliato in maniera piccola. Ora aspetto che si scaldi un po' l'olio e che si dori un po' lo scalogno. Ecco qui, a questo punto posso andare ad aggiungere il pollo che ho infarinato, i tocchetti di pollo infarinati. Dopo aver aggiunto tutti i tocchetti di pollo, li vado a distanziare un pochino. A questo punto vado a ricoprire il pollo con del brodo vegetale che ho preparato. Io lo preparo per la mia bambina, poi ne preparo in grandi quantità e poi lo uso anche per le mie ricette. Quindi vado a ricoprire completamente il pollo con il brodo vegetale. Sistemo i tocchetti di pollo. Dopo aver ricoperto i tocchetti di pollo con il brodo, lascio cuocere a fuoco medio per 5-10 minuti. Lascio praticamente il brodo deve riassorbirsi. Ed eccoci qua, dopo circa 5 minuti a fuoco medio, quindi quasi a fine cottura, vado ad aggiungere del rosmarino che ho precedentemente spezzettato. Amalgamo, sale non aggiungo perché, come vi dicevo, avevo già messo nel brodo, una spolverata di pepe, amalgamo. Ecco, a fine cottura vado ad aggiungere una spolverata di pan grattato al di sopra. Amalgamo bene il tutto. Ed eccoli qui i miei tocchetti di pollo sfiziosi a modo mio, sono pronti per essere gustati. Guardate che meraviglia! Si cucinano davvero in pochissimo tempo, ve li consiglio. E niente ragazzi, io spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se provate a farli, mi raccomando, scrivetemi tutto nei commentini oppure taggatemi in Instagram con le vostre foto. E se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi i miei prossimi video. Io vi mando un bacio, ci vediamo alla prossima. Ciao!